Buongiorno, oggi nella nostra rubrica Un giorno un allenamento vi mostreremo un esercizio di coordinazione braccia-gambe. Partiremo subito col dividere l'esercizio in due parti. Iniziamo dagli arti superiori. Il braccio destro deve semplicemente elevarsi verso l'alto e scendere. Lo facciamo 5 volte. Ovviamente ognuno di voi eleverà il braccio in base alle proprie possibilità. A noi Angela non ha alcun problema a livello della spalla, per cui stende il braccio completamente. E 5. Passate all'altro braccio e fate lo stesso esercizio. Chi avesse difficoltà ad elevare il braccio per un problema alla spalla potrà anche levarlo fino a qui, non ha importanza. L'importante è che vi ricordiate di non oltrepassare mai la soglia del dolore. 5 ripetizioni e vi fermate. E 5. Passiamo agli arti inferiori, divarichiamo leggermente le gambe, quindi partite da un'apertura leggermente larga. Da qui, caricando il peso del corpo su una gamba, solleverete l'altra gamba flessa e riappoggio. Anche qui, se avete bisogno di un sostegno, o vi fate mantenere la mano da una persona che è con voi, da una sedia al muro. Se riuscite invece a rimanere in equilibrio, come sta facendo Angela, 5 ripetizioni. Vi fermate l'ultima e cambiate gamba. Anche qui altre 5 ripetizioni. Se ovviamente siete freddi perché eravate seduti sul divano, possiamo riscaldarci incrementando le ripetizioni, quindi magari anziché 5 farne anche 10. Dopodiché ci fermiamo. Adesso dobbiamo unire arti superiori e arti inferiori. Braccio destro si muoverà con la gamba sinistra, quindi a incrocio. Braccio sinistro si muoverà con la gamba destra e appoggio. Lo possiamo fare, vai, procedi, alternato, quindi Angela subito cambiato. Oppure potete fare 5 ripetizioni tutte da un lato e 5 ripetizioni dall'altro. Dopodiché vi fermate, recuperate un attimino e lo ripetete l'esercizio per altre 2 volte, sempre recuperando tra una serie e l'altra. Grazie e buon allenamento!